Apple Watch is the most personal device we have ever created. It's not just with you, it's on you. And this is just the beginning. L'Apple Watch, ne hai sentito parlare? Sì. Cosa ne pensi? Sarà qualcosa di inutile, però che alla fine crei la domanda, quindi alla fine la gente lo compra. No, io sono su un mondo Android, quindi... Però boh, sinceramente, se adesso avessi 200-300 euro uno smartwatch me lo prenderei. Non mi sono ancora informato, però secondo me è una gran figata, proprio sincero come devo essere. Avere uno smartphone, perché si parla di quello, al polso, hai già detto tutto. Cioè, c'è poco da fare. La Switch fa orologi, l'Apple fa telefoni. Sì, ne ho sentito parlare, come no, certo. Cosa ne pensi? È un prodotto che ti può interessare? Assolutamente no. Cioè, appassionato sì Apple, ma no, l'Apple Watch no. Perché presumo che uno smartphone, quale possa essere l'iPhone, sia già abbastanza. Mi fa schifo, non mi piace. Secondo me non funziona un dispositivo che si indossa. Non è proprio il tipo di prodotto che userei, cioè, perché proprio non metto orologi, quindi diciamo che già non metto quelli normali, mi sembrerebbe inutile averne uno che ha molte funzioni. Per me è bello, è bellissimo visivamente, però è tutto da sperimentare, non possiamo sapere. Però penso che se la Apple l'ha sviluppato avrà i suoi motivi. Guardi, senz'altro interesserà. Io sono un pochettino avanti negli anni, di conseguenza no. Come in tutte le cose di tecnologia nuove, informatica, eccetera, io metterò un pochettino più di tempo rispetto a giovani o così, quindi però magari può anche darsi che anch'io possa usufruire di queste nuove tecnologie che senz'altro daranno degli ottimi risultati e agevoleranno tantissimo anche ricerca, aiuto, informazioni. Magari io ci metterò un po' più di tempo ad adattarmi, comunque senz'altro. Io avendo un iPhone onestamente sarebbe non vedrei proprio questa funzionalità per me. Che è una bella trovata come tutte le robe della Apple. Ci penserò, non è detto che non lo prenda visto che non è tutte le robe della Apple, può darsi. Credo che sia un prodotto completamente inutile con un prezzo completamente esagerato. Ed è anche incompleto e alcune cose che ha annunciato la Apple non sono state ancora del tutto integrate dentro perché la tecnologia non è abbastanza sviluppata e credo che comprarlo adesso sia uno spreco immenso di soldi. Non ha senso perché alla fine tu compri un prodotto che dopo 2 anni non è più utilizzabile. Invece se si aspetta qualche anno potrebbe uscire un modello più nuovo, più aggiornato e non lo trovo molto utile. Lo ritengo una cosa interessante. Per me non è ancora al 100%. all'85 però è interessante. So che diciamo viene utilizzato per le notifiche eccetera eccetera, esiste anche per Android, però non è un prodotto che... cioè non ne vedo l'utilità, almeno per me. L'orologio mi piace un po' più classico, questo quadrante tecnologico. Sì, sì, molto. Non riesco a capire cosa serve onestamente. Ma già facciamo una fatica a seguire tutti questi telefonini. L'idea di dover ancora occuparsi di più dell'Apple Watch mi sembra francamente... Io ho un bellissimo Rolex del 53, di cui vado fierissimo, che uso pochissimo, quando lo posso usare ne sono contento. Uso un normalissimo iPhone che funziona malissimo. Il prezzo non ti spaventa? Si va dai 349 ai 18.000? No, vabbè, il prezzo è ovvio che c'è. Sicuramente secondo me si arriverà sempre a scendere perché da quello che vedo io la tecnologia è sempre un diminuire di prezzo. È ovvio che ti sembra tipo tantissimo, anzi è tantissimo senza che sembri, però è una cosa nuova, cioè, come oggi nasce la Ferrari e hai un mega mostro da guidare, oggi nasce l'Apple Watch e hai uno smartphone che non è, oggi è tutto. Ricordiamoci che oggi lo smartphone è veramente tutto. E avercelo al polso è una cosa innovativa. E io poi hai beccato il fan di Apple per assoluto. Come se fosse un Apple normale, come se fosse un cellulare della Apple normalissimo. Vabbè dai, ci sta. Piuttosto prendo un Rolex. Prendo un Rolex. Più un Rolex, minchia, d'oro, 18.000 euro, cazzo, più un Rolex con i diamanti. Vabbè, ce ne stanno tante le cose esagerate in questa società, quindi beh, a livello tecnologico è un prodotto che non penso che sia così costoso rispetto ad altri, insomma, soprattutto per come loro riescono a creare dei prodotti funzionali e coerenti, insomma. Poi ognuno poi magari fa la sua scelta in base al gusto, ai servizi che cerca, insomma. Diciamo che dire che è elevato forse è un leggero eufemismo, leggero. Sembriamo tutti dei gruppo di rincoglioniti che guardano lì, continuano a guardarsi, a informarsi, a connettersi col mondo, che poi il mondo che sta intorno a loro non c'è, cioè nel senso non hanno una... come dire, non c'è il mondo non è soltanto nel telefono secondo me o nell'Apple Watch.